Aspetta. Piccoli problemi a deambulare. Vai. Ciao ragazzi, siamo in un nuovo video che praticamente tutti quelli che parlano di domotica hanno fatto. Io sono Michele. Io sono Marco. E quindi anche noi ci vogliamo aggregare e dire anche noi la nostra, perché è giusto che sia così. Beh, E che tutto cavolo. tech deve dirla propria, chiaro. E quindi anche noi facciamo non una top 10, ma una serie di skill che possono, secondo noi, essere utili per tutti gli utenti che hanno Amazon Alexa. Divise per categoria. Perfetto, abbiamo fatto una piccola ricerca, quelle un po' più gettonate, quelle che abbiamo testato e ci sembravano carine, simpatiche, utili soprattutto, te le vogliamo proporre quest'oggi. Ma prima di questo, io direi di spiegare che però che cos'è la skill. Però Esatto. aspetta, ancora prima di tutto questo, noi vi consigliamo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, ma soprattutto attenzione, attivate la campanella in modo tale da non perdere tutti i video che noi pubblichiamo, così vi arriva la notifica e ting, andate a vederli. Ma torniamo all'argomento di prima, che cosa sono le skill? Marco, Vediamo la sigla! mi hai fregato. Che Marco mi ha fregato per benino, adesso deve spiegarci cosa sono le skill. Quindi a te la parola. Allora, la skill, detta in maniera molto semplice, come siamo noi, è come se fosse un'app che andate a scaricare per il cellulare. Voi la scaricate invece questa funzionalità per il vostro dispositivo Amazon, quindi che sia Echo Dot, Echo Flex, eccetera, eccetera. Queste funzionalità vi permettono di poter utilizzare delle funzioni che vanno oltre alle funzioni base di Alexa. Ed ora ve le illustreremo divise per categoria. E vi faremo vedere anche con la registrazione dello Bravo. schermo come fare a scaricare le skill. Niente Tutto paura, semplicissimo, adesso lo vedremo insieme. qua. Quindi Passiamo sull'app. procediamo. Entriamo nell'app Alexa, perché è da qui che si vanno a scaricare le skill. Perfetto, siamo nella home page, non facciamo altro che cliccare in alto a sinistra sui trattini, quindi si aprirà il menu a tendina e andiamo a cliccare su skill e giochi. Perché Alexa vi dà la possibilità di scaricare anche dei giochi per potervi divertire con gli amici. Come vedete, poi ogni tanto, quando entrate nelle skill, se c'è qualcosa che Alexa ritiene simpatico da scaricare, ve la propone. In questo momento noi facciamo ignora, poi eventualmente, se voi volete, potete andare ad approfondire la cosa. Fatto questo, siete nella home, diciamo, delle skill. In alto trovate scopri. Quindi non servirà semplicemente cliccare sulla lente di ingrandimento in alto a destra e cercate una skill se già ne conoscete il nome, o magari volete mettere un qualcosa che richiami quella skill, quindi una parola chiave, diciamo. Dopodiché c'è la sezione categorie, e qui ve le divide già lui, già Alexa per categorie, quindi in base a ciò che vi può servire, vi va a dare la possibilità di scaricare determinate categorie. Dopodiché l'ultima voce è le tue skill, quindi tutte le skill che io ho scaricato nella mia applicazione e quindi di conseguenza anche sul dispositivo Alexa. Ma torniamo a noi. Quindi, una volta capito come funziona il menu delle skill, adesso vi faremo un esempio di come scaricare una skill, attivarla e ve la troverete direttamente sia sul dispositivo cellulare sia sul dispositivo Alexa. Quindi, come dicevamo prima, cliccate sulla lente di ingrandimento in alto a destra. Ok, in questo momento, ad esempio, mi viene in mente, siamo nel periodo, potrebbe anche andar bene, anche se abbiamo già passato il Natale, Babbo Natale, vediamo che cosa ci offre. Allora, come avete visto, a me è venuto in mente Babbo Natale perché siamo nel periodo natalizio, ok, superato, andiamo verso la fine dell'anno, però Alexa cosa fa l'app? Vi dà già la possibilità di selezionare queste voci, quindi dov'è Babbo Natale? Dov'è Babbo Natale? Babbo Natale. Noi clicchiamo su Babbo Natale, quindi come avete visto una parola chiave vi dà tante possibilità. Allora, quello che vi consigliamo è di controllare le recensioni che ci sono, perché sì, come le applicazioni dei cellulari, anche le skill vengono recensite. Quindi io una volta che ho provato una skill ho la possibilità di dire la mia. Va bene, non va bene, perché non va bene, in modo tale che
chi ha creato la skill possa magari attingere informazioni e poterla migliorare, anche perché anche queste vanno aggiornate. Lo fanno in automatico, lo fa direttamente l'app in automatico, in remoto, però si aggiornano anche queste. Noi proviamo questa qui. Qui vi dice già la prima: Alexa, chiedi a Babbo Natale una playlist di Natale. Non fate altro che cliccare sulla prima. Ecco, qui vi dà un piccolo riassunto di che cos'è, che cosa vi propone la skill, quindi ve lo leggete e già da qui capite se è un qualcosa che vi può piacere oppure no. Dopodiché sotto ti dice come dare il comando ad Alexa. Quindi in questo caso vi dirà: inizia dicendo Alexa, chiedi a Babbo Natale una playlist di Natale. Alexa, chiedi a Babbo Natale di raccontarti una favola. Scorrendo ancora, vedete che ci sono tutte le recensioni, vi dà la possibilità di scrivere una recensione voi direttamente e poi di segnalare se ci sono problemi con questa skill. Ma detto questo, torniamo in alto e cliccate su abilita all'uso. Gli diamo qualche secondo. Ok, la skill è stata abilitata. Vi compare la scritta disattiva skill perché naturalmente adesso è attiva ed eventualmente un domani non avete più voglia di utilizzare questa skill, vi basterà rientrare nella skill dove c'era l'elenco che avevamo fatto vedere prima, dopo comunque lo facciamo, e schiacciare su disattiva skill. Fatto questo, tornate indietro, ancora indietro, le tue skill, andiamo a cercare questa qui di Babbo Natale. Come vedete, questo è il riassunto di tutte quelle che avete. Poi ce ne sono 6 che sono state aggiornate, ma torniamo a noi. Quindi noi dobbiamo semplicemente chiedere Alexa, chiedi a Babbo Natale una playlist di Natale. Proviamo. Alexa, chiedi a Babbo Natale una playlist di Natale. Ok, adesso torniamo al video e vi consigliamo qualche bella skill da poter provare direttamente. Quindi, una volta che vi abbiamo spiegato che cosa sono le skill, come funzionano, come si attivano, si disabilitano e tutto il resto, ora vi diamo noi dei consigli di skill che secondo noi non devono mancare nella vostra app e nel vostro dispositivo Alexa. Prego! Esatto, partiamo dalla classicissima categoria notizie. Qui ci sentiamo di consigliarvi la ormai famosissima SkyTG24, un'app ben fatta, sempre aggiornata costantemente. Vi vengono appunto parte con la sua solita sigla appunto dell'edizione di SkyTG24 e vi dà brevemente il riassunto delle ultime notizie. Ah, e scusa, se avete l'Echo Show o comunque un dispositivo con display, potete vedere anche il video, vedete proprio l'immagine del telegiornale che va in onda. Esatto, buona parte di queste skill poi le proverete, vi sbizzazzerete. E certo, lo zenzero. Esatto. Di zenzero e sono compatibili con i dispositivi con il video. Tipo Echo Show 5. Esatto, esattamente. Altra app. Sempre di notizie. Esatto, la famosissima e nazionale ANSA. Anche qui notizie aggiornate, precise, nessun difetto, nessun bug riscontrato, quindi sono queste due quelle delle notizie che vi consigliamo. Su altre quindi abbiamo riscontrato dei problemini, non sì, aggiornate, tante cose. Quindi vi basterà semplicemente, una volta abilitata la skill come vi abbiamo fatto vedere, dire semplicemente al vostro dispositivo Alexa SkyTG24 e Alexa vi riprodurrà le notizie. Sì, oppure anche Alexa quali sono le ultime notizie. Perfetto, perché comunque terrà buona la skill che voi avete scaricato. Andiamo avanti di categoria. Mentre invece per quanto riguarda le skill inerenti alla domotica, il nostro must per quanto riguarda il canale, vi consigliamo sicuramente la app Smart Life. Noi la utilizziamo per una miriade di prodotti. Ah, a proposito, qui possiamo fare una piccola anticipazione, facciamo uno spoilerino. A breve... No, non lo fare. Vabbè, non lo fallo, fa. Dai, fallo, dai. A breve... No, non lo fare. A breve uscirà un video, o forse uscirà anche prima di questo, quindi è inutile che lo dico. A breve uscirà un prodottino, un video su un prodottino che secondo me, per il prezzo che ha e le funzionalità che ha... È un best buy.
È molto, ma molto un best buy. Comunque, vabbè, torniamo al video delle skill. Esatto. Allora, per quanto riguarda Smart Life, la consigliamo perché la potete usare con la maggior parte dei prodotti. Non tutti, perché a volte ci sono alcuni prodotti che consigliano la propria. Ma anche questo prodotto che vi presenteremo aveva la sua app, ma noi abbiamo preferito utilizzare Smart Life. Poi vedrete. Passiamo alla categoria sport, interessa tantissimo a me, un po' meno a Miki, perché sì. Poi sport parliamo in Italia solitamente di calcio. Io però Formula 1, però esatto, alzo le mani. Esatto. Ma anche lì, vabbè, comunque. Allora, come skill ci sentiamo di consigliarvi calciomercato.com. Ma cosa fa calciomercato.com? Esatto, per esempio adesso mi ha appena detto ieri che il Milan ha preso Ibra. Tanta roba, tanto te ne frega niente, ma ha preso Ibra, insomma, speriamo che... Ex milanista, dai, un po' potrebbe anche... Che ci rifaccia risollevare un po', vabbè, questi sono altri discorsi, dovremmo aprire un canale a parte. E vabbè, e comunque vi dà tutte le informazioni che tra poco si aprirà il calciomercato a gennaio, vi tiene aggiornati costantemente, e a chi interessa è un'ottima skill. Ecco, per esempio, ho scoperto parecchi miei colleghi giocano al fantacalcio, a parte che anche te mi sembra di giocare al fantacalcio. Bravo, bravo. Ma qui Alexa, ci puoi venire incontro? Molto, c'è un'app, una skill, scusate, che si chiama proprio fantacalcio. E vi permette di sapere tutte le statistiche dei giocatori, le fantamedie, le probabili formazioni divise per ogni squadra, fatta molto molto bene. A volte è leggermente non aggiornata, però tutto perdonabile assolutamente. Quindi diciamo che se ti vuoi divertire, un'orecchiata a quella fantacalcio lì e poi parti con... Esatto, esattamente. Bene, bene, bene. Ma se io invece non tengo il Milan... Trovate skill per ogni squadra voi tifiate. Quindi l'app si chiama? Ma per esempio nel mio caso è News Milan, la trovate come News Milan. Però secondo me se mettete nella ricerca il nome della vostra squadra vi comparirà tutta senza una serie alcun di... problema. Vi consigliamo sempre di guardare le stelline che mettono gli utenti e se per caso iniziate a scaricare voi, mettete anche voi i voti perché questo aiuterà tante altre persone a non scaricare skill schifose, parliamoci chiaro. Esatto. Passiamo adesso invece a un qualcosa che interessa parecchio a noi italiani, o perlomeno a noi in famiglia interessa. Cibo vede. E ricette. E si vede. Allora, sicuramente vi consigliamo, e la utilizzano anche le nostre mogli, Giallo Zafferano. Anche qui, ragazzi, tutti i nomi che vi stiamo menzionando, andate proprio a digitarli nella ricerca. Quindi scrivete Giallo Zafferano e vi viene fuori quella. Vi basterà semplicemente dare il comando Alexa apri Giallo Zafferano. Per chi ha l'Echo Show o comunque un dispositivo col display vi comparirà anche la parte video perché come diceva prima Marco parecchie skill esatto. Vengono integrate con la parte video. Quindi non fate nient'altro che andare a chiedere delle ricette che magari già conoscete o che comunque potete scorrere o comunque chiedere che cosa poter cucinare. Ok, prima di presentarvi questa skill facciamo un'ipotesi. Bravo, perché allora già lo zafferano, e che bravo, che capace. Io per esempio... Cucchiaio d'argento, qua e là, ma se tu arrivi a casa la sera e tua moglie non c'è, sei da solo, che fai? Io ordino la pizza. Ecco, no, ma se non hai soldi, metti, ecco, non hai soldi. Ci sono le linee staccate, non ti prende il cellulare, che... La Madonna, cos'è? Vabbè, Armageddon. Metti, cosa fai? Vabbè, allora in questo caso io scaricherei la skill Scegli un piatto. Skill molto interessante perché vi basterà chiedere, abilitarla e chiedere ad Alexa. Alexa, abilita Scegli un piatto. E Alexa vi dirà in maniera randomica determinati piatti che vanno dal facile al molto facile. Quindi anche per quelli che sono delle capre come me a cucinare, magari potrebbero tirar fuori un qualcosa di commestibile, non dico buono, ma commestibile. Ci si prova. E ci si prova. E quindi è un'app dell'ultimo minuto, una skill, vedete, qui viene da dire app, invece no, è la skill. È un'app, è una skill, gangde. È app e skill. È una skill che all'ultimo minuto vi può salvare magari la mangiata serale, quindi vi consigliamo assolutamente di scaricarla. Passiamo adesso ad un'altra categoria, un po' più divertente, dai, rimaniamo un po' più sul leggero. Un po' quindi di spac. Facciamo intrattenimento e giochi. Esatto. Quel primo gioco che vi consigliamo per lasciare i vostri amici e parenti a bocca aperta... Che esiste da una vita. Esiste realtà, da una vita, ma ogni volta che lo fai provare a qualcuno che non ha mai visto Alexa o che comunque non ha mai sentito questo gioco, rimarranno a bocca aperta, ve lo garantiamo.
si chiama Akinator. Scritto cosa Akinator fa? Cosa fa? Ma Akinator è un Mac, è proprio Mac, cioè praticamente mago. Lui ti dice pensa a un personaggio e tu lo pensi, famoso naturalmente, e poi ti inizia a fare una serie di domande a ripetizione continue e piano piano ti indovina chi stavi pensando. Oh, è incredibile, guarda, ci abbiamo provato tutti e ha azzeccato tutti quanti. Certo, poi magari chi va a pensare lo sciatore francese che ha vinto le Olimpiadi nel 1905, magari quello non lo becca probabilmente. Però ragazzi, vi posso garantire che con quelli famosi è divertentissimo. Davvero. Sì, molto ben fatto. Altra skill che va bene in questo periodo e che serve soprattutto a chi dice ma tu hai imbrogliato, litigi in famiglia, amici, piatti che volano, spurcellamento con i nani, tutto, di tutto, di più, si chiama Tombola. E che cosa fa Tombola? Tombola è veramente ficus, cioè l'abbiamo scoperta purtroppo non l'anno scorso ma solo quest'anno l'abbiamo scoperta, e ti fa intanto la simulazione del paniere che giri i numeri, quindi dove ruotano i numeri all'interno della palletta, della boccia, esatto. Diciamo, ti fa l'estrazione del numero e ti dice il numero naturalmente, e ti dice anche nella smorfia napoletana cosa corrisponde quel numero. Quindi anche questo è divertente ed è a prova di imbroglione, perché se qualcuno aveva il dubbio che magari il proprio vicino infilasse la manina, tirasse fuori il numero finché non trova quello che gli serve, qui non può assolutamente barare. Viene eliminato il tombolone della tombola. E giocano tutti, quindi il montepremi schizzerà. No, anche quello tanto c'è già, perché anche chi fa il tombolone deve per forza. Il tabellone. Però nessuno può imbrogliare. È a prova di imbroglio. Tac. E se per caso io mi volessi rilassare con dei suoni perché ho avuto una giornata stressante o magari ho bisogno di appisolarmi il pomeriggio con un qualcosa di rilassante che non sia la televisione, allora Alexa ci aiuta anche in questo. Andiamo nella categoria suoni. Suoni, esattamente, suoni. In questo caso ci sentiamo di consigliarvi una skill, anche un app, che si chiama Musica Zen. Già il nome dice tutto. È rilassante, già questo. Non vi diciamo nulla, provatela e rilassatevi. Mentre invece io, che sono un po' più per la ASMR, questa è un'altra cosa mia personale, diciamo che ho provato la skill Rumore del Temporale. E vi partirà proprio lo scroscio d'acqua, il temporale, però in maniera molto soft, molto rilassante, almeno a me rilassa. Poi, vi ripeto, come vi abbiamo detto prima, vi basterà fare una ricerca anche su rilassarsi, eccetera, eccetera, vi comparirà una sfilza di cose. Leggetele bene e abilitate ciò che più vi interessa. Esatto, nel mondo dei suoni troverete veramente, ma veramente di tutto. Dallo sciacquone, tutto, che si tira, alla mosca, al peto, alla flautolenza incontrollata, esatto, è tutta una serie. E che la puoi usare per divertirti 5 minuti, poi la disability, perché non è che le uso, vabbè. E adesso ci spostiamo su un qualcosa di un po' più serio, più utile, soprattutto per i pendolari. Nel momento in cui io mi trovo in stazione, voi direte, ma non ho lì il mio dispositivo Alexa. No, non è vero. La vostra app di Alexa è come se voi aveste fisicamente lì il vostro dispositivo. Quindi non fate nient'altro che scaricare la skill Ritardo treno. Questo vi terrà aggiornati in tempo reale. Una volta attivata vi chiederà dove siete o comunque vi farà una geolocalizzazione e vi dirà, in base al treno che voi scegliete, col numero del treno, vi dirà se è in ritardo, se è partito, non è partito, esatto, quanto può aver accumulato di ritardi, se è fermo nella stazione, se è in viaggio. Tutto quello che c'è da sapere sul vostro treno. Altra invece skill che riguarda i trasporti, noi vi facciamo due esempi, Milano e Roma, ma se andate a cercare sulla ricerca per quanto riguarda i trasporti di metropolitana, troverete magari qualcosa anche per la vostra città. Esatto. Ci sono anche quello per gli autobus, c'è tutta una serie di skill anche in questo, ma noi ci sentiamo di consigliarvi, a titolo esemplificativo proprio, Metro Milano e Metro Roma. Due skill che prendono le informazioni direttamente da ATM per quanto riguarda Metro Milano e forse da ATAC, l'azienda della metropolitana romana, ma attingono direttamente alla fonte, quindi esatto, quello che è il sito ufficiale, e qui vi può dare molte informazioni per quanto riguarda i treni in arrivo, quanti ce ne sono, che minutaggio ci vuole perché arrivi il prossimo, eccetera, eccetera, eccetera.
Eccoci ragazzi, speriamo. Beh, ci siamo fatti anche due risate, dai. Mentre sì, dai, esponevamo con le nostre skill, l'abbiamo fatta anche noi. E speriamo siano state utili. Trovate qui sotto, come al solito, i link che vi riportano ad Amazon per effettuare acquisti di prodotti che noi ci sentiamo di consigliarvi, perché li abbiamo testati insieme a voi e trovate nel canale tutti i video esemplificativi. E basta per questo video, ragazzi, è tutto. Al prossimo. Ciao ragazzi! Ciao!